Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina a lungo il tragitto che mi vado ad andare verso il mio posto di lavoro, verso il mio negozio. Un sacchetto di spazzatura abbandonato a se stesso. Ogni tanto qualche mio amico, qualche mia amica mi manda foto, persone che erano prima qua abitanti a Siracusa. Adesso l'amica, faccio il nome Mirella, mi manda le foto in Sardegna dove si è trasferita. Mi fa, ma è possibile che qui non c'è nulla di sporco, tutto pulito? Ma perché il siciliano ha questo vizio? Mi trovo in un bellissimo polmone urbano che è il Parco Robinson di Bosco Minniti. Questo, credo sia Carrubbo, è stato dato alle fiamme. Probabilmente fiamme scaturite da questi pneumatici che hanno preso fuoco. Accanto a questi paraurti, ora dico io, ma è così complicato individuare chi sono gli sporcaccioni che possono lasciare dei paraurti? E ancora, mobilio di ogni genere, teloni, spazzatura indifferenziata, un contenitore, non so se sia una bonza d'acqua, una cisterna, boh. Residui edili, questo sembra un piatto doccia. Altro mobilio, rifiuti, materassi a go-go, altri pneumatici. Vegetazione mediterranea. E per finire, infissi in legno con vetrate. Ora, quello che mi chiedo io è come si fa, com'è possibile che l'amministrazione comunale non riesca in nessun modo a debellare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Io penso che sia una cosa davvero scandalosa. Ora, al di là dell'amico, dell'amica consigliere comunale che loda le doti dell'amministrazione comunale per aver fatto ripulire gli arenili, le spiagge, il problema è un altro: le spiagge e gli arenili sono di competenza del gestore Tegra, che è pagato per fare questo tipo di lavoro. Quindi è inutile, come dire, essere buoni dicendo si ringrazia l'amministrazione comunale per aver fatto pulire le spiagge e gli arenili. Io penso che un consigliere comunale, anche perché è pagato circa 2.000 euro al mese, dovrebbe occuparsi di cose reali, perché, ripeto, la pulizia dell'arenile è di competenza del gestore Tegra, lo paghiamo già, è incluso. Il consigliere comunale si adoperi invece per mantenere pulita la città. Ora, questo è il mio umile giudizio. Poi le immagini ovviamente parlano chiaro, cioè siamo una città che merita davvero tanto, sicuramente merita una classe politica amministrativa diversa, che risolve i veri problemi dei siracusani, che non sono la pulizia delle spiagge, perché ripeto, non ho nulla contro il consigliere e la consigliera comunale, anzi, bravissime persone sicuramente, però concentriamoci sui veri problemi dei siracusani. Lasciamo le cose già pagate dall'amministrazione comunale a chi dovrebbe fare il lavoro, ovvero pressiamo il gestore Tegra al fine che questo tipo di operazione venga fatta per tenere pulita la città. Codice stazione di oggi 0163, me ne vado a lavorare. Buona giornata a tutte e a tutti da Salvo Russo. Ciao.